Federico, vedi, è arrivata tutta la squadra, qui incrociatori, cacciatorpedinieri, portaerei persino, eh? Sì, sì, quella è la flotta di quel capitano che ieri sera ha fatto una mezza scenata qui sotto perché non ho telefonato, voleva mandare un aereo a Roma apposta a prendere Anita Ekberg per portarla sul a fare una festa a bordo. Sì, sono vicino di camera di Federico Fellini. La cosa fa piacere, naturalmente, perché Federico è un amico, ma devo dire che, francamente, che mi ha un po' turbato, perché Fellini fa dei sogni bellissimi, è famoso per i suoi sogni. E naturalmente io pensavo che con quei sogni la notte urlasse, addirittura si mettesse a cantare, invece non ho sentito nulla. Come mai, Federico, non hai sognato niente qui a Cannes? Ma i miei sogni non te li posso raccontare alla televisione, sai? E poi, francamente, non sono mica ancora riuscito a dormire, non sono mica riuscito a fare una notte così distesa. A parte il fatto così che sono pieno di curiosità e vado, mi piace passeggiare sulla Croisette. Poi sono così continuamente braccato da... Certo che, voglio dire, il destino di un film è abbastanza curioso. Pensa che, vedi laggiù, quei tre canadesi sono lì da un paio d'ore, perché mi stanno braccando da un paio di giorni, perché vogliono sapere perché Steiner ha ammassato i bambini. Steiner, il personaggio lì da Dolce Vita. Poi prima ho ricevuto una telefonata di uno spagnolo, quale voleva sapere che tipo di pesce è quello che appare alla fine del film, perché dice che sulle coste della Spagna un pesce così non si è mai visto e se glielo potevamo mandare. Poi ieri sera ho incontrato un tipo di, credo fosse un marinaio, un borghese, che girava con un paio di scarpe da donna infilate nelle tasche posteriori dei pantaloni. Mi ha fermato e mi ha detto: lei è Fellini? Un americano. Ho detto sì. Cioè, devo dire che il suo film non mi è piaciuto perché non condivido assolutamente le stranezze che si vedono nel suo film, non credo che la vita sia così. Poi la cosa più divertente è stata una signora che aveva un pezzo di naso d'oro, l'ho incontrato stamattina a bordo di una Cadillac, che aveva una scimmietta in braccio, ha fatto fermare la macchina guidata dall'autista e mi ha detto: lei è Fellini? Con questo naso scintillante, con una vocetta metallica proprio. Mi ha detto: ma perché nel suo film non c'è neanche una persona normale? Federico, e adesso che cosa stai preparando? Ti stai riposando? Sì, sono ancora un pochino legato a questo film e dovrò seguirlo sia a Londra che a New York per la versione americana. Poi c'è una nuova idea in testa così, ma ancora un pochino confusa, che spero di mettere a fuoco abbastanza presto, ne riparleremo la prossima volta che ti incontro.